Io penso che il problema siano due. Il primo, ovviamente, abbiamo visto chi ci guadagna dal business dell'assistenza per quanto riguarda i Rom, gli stessi che ci guadagnano dal business dell'immigrazione clandestina, sono tutta quella marmaglia di associazioni, cooperative che poi danno a loro volta appalti, consulenze ed altro, dove ci si guadagna da questo finta associazione umanitaria che in realtà sono associazioni per il portafoglio bello pieno. Dall'altro lato, è altrettanto vero che continuare a garantire fondi pubblici che arrivino dall'Italia, che arrivino dall'Europa non mi interessa, sono sempre soldi dei cittadini che vengono pagati con le tasse, il sudore e la fatica, a delle persone in modo assolutamente discriminatorio rispetto al cittadino italiano normale che deve pagarsi l'affitto, trovarsi ovviamente un posto dove vivere, oppure comprare una casa, oppure iscriversi alla graduatoria ATER, deve pagare la luce, deve pagare il gas, deve essere in regola. Che altre persone debbano ricevere soldi pubblici perché le regole non vengano rispettate, mi sembra incredibile. Ci sono moltissimi campi dove purtroppo, e dico purtroppo, non vengono rispettate norme sull'edilizia, costruiscono quello che vogliono all'interno, dove in alcuni casi, spero sempre meno e mi auguro sempre meno, i minori non vengono mandati a Onorevole, noi ci scuola, siamo dove le incontrati un norme paio di igieniche volte in basilari non TV. vengono rispettate.